elegantissimo, pareva la cosa di James Bond. Dico, questo cazzo. Arrivo, prego, entri. Faccio, salve. L'abbiamo osservato, Zegami. Lei è stato molto di successo, ha addirittura lanciato una nuova tendenza musicale. Senza l'aiuto della sua famiglia o di nessuno, lei si è già lanciato e praticamente avevo scavalcato tutti e mi stavo facendo gli affari miei. No, loro dicevano sì. Adesso però, guardi, Zegami, noi possiamo offrire tante cose. Le possiamo offrire un'isola per fare le sue feste, possiamo fare questo, possiamo darle questo, possiamo fare... Però, prima di tutto, dobbiamo parlare con il principe Aliada di Monreale. Poi, principe Aliada, Gianfranco, presentano questo personaggio e fu lui a iniziarmi, 13 aprile del 1993, e da quel momento diciamo che presi coscienza di un'altra realtà. Però, sai, per un, diciamo, un ragazzo di 23 anni, una realtà del genere è tanta roba da prendere. Cioè, oggigiorno, ovviamente, i ragazzi di 20-23 anni sono veramente pietosi. Noi parliamo, quando la gente dice, ma Carminati a 23 anni gli hanno sparato in un occhio, a 21 anni quello ha assassinato Mino Pecorelli, cioè giusto per dirti la differenza con i ragazzetti da adesso, che quelli, i ragazzi adesso a 25 anni ancora non sanno che devono fare da grandi, insomma, è veramente patetico. Ricordiamoci che a 26, mi sembra 26 anni Adam Weishaupt abbia fondato gli Illuminati, cioè stiamo parlando di gente che... O Mozart, che già da ragazzino era un genio. Purtroppo, questo fare italico ha creato generazioni di ritardati. Beh, sono ritardati, sono Sì, ma ritardati. sono programmati dalla politica, di un disegno dietro, come tu ben saprai. Certo, assolutamente. Ma infatti, cosa successe? Io venni iniziato dal principe Aliada di Monreale, poi il principe Aliada di Monreale, che era coinvolto anche allora con il generale Pappalardo, faceva parte della loggia, stessa, e praticamente vennero condannati e lui venne arrestato e messo ai domiciliari e eventualmente morì, credo, agli arresti domiciliari quando era lì, credo, in ospedale ancora, neanche a casa. Un personaggio Aliada che nel 92 era stato ospite di Bill Clinton alla Casa Bianca, cioè era stato ospite della Casa Bianca, insomma, è stato... C'era Bush lì allora, c'erano tutti i personaggi importanti che adesso noi vediamo la differenza, perché adesso vediamo proprio questa differenza, questo conflitto tra Trump e tutto quello che c'è stato prima. Quindi diciamo c'è il Partito Repubblicano, quello Democratico, no, erano tutt'uno, era Bush, Clinton, erano tutti parte della stessa monnezza, tutti parte di un military industrial complex che comunque spingeva un piano mondialista. E io questo piano mondialista... Condivido pieno, Sì! condivido. Ma io nel 93 questo piano mondialista me l'hanno presentato come una soluzione. E io ho detto, mazza, quindi credemo un mondo senza frontiere, sarà un mondo nuovo, sarà un governo unico mondiale. Tutto questo poteva anche sembrare bello, cioè poteva anche sembrare in maniera quasi... Cioè... Soprattutto quando hai 20 anni, magari. Sì, assolutamente. Molto più condizionato. Ecco, poi cosa è successo? Che purtroppo hanno, come ho detto, arrestato Aliada, hanno arrestato poi le persone che io con cui collaboravo, che erano legate alla banda della Magliana, questa Chiara Sonnino, detta Carla anche, si faceva chiamare Carla, poi alcuni la chiamavano Chiara Sonnino, ma lei era un personaggio legato al Mossad che guidava un gruppo che venne denominato quasi come una sorta di nuova banda della Magliana, ma era legata alla vecchia banda. Cioè, alla fine questa banda della Magliana non ha mai finito di esistere, è sempre stata sotto traccia in questa Roma criminale che però è legata al Vaticano, è legata alla politica, è tutto quanto, tutto un mondo, no? Si interrompo, mi sto chiedendo adesso, dopo quante ore rimuoveranno questo video? Ma non lo so, ieri quando ho detto 3 volte mi hanno buttato giù, poi dopo hanno messo su, non lo so. Comunque il discorso è questo, che loro hanno ucciso anche tanta gente, tipo che purtroppo è gente che uccide, quindi non è gente che scherza. Io mi sono ritrovato poi a un certo punto nel 93-94 a dover lasciare per la prima volta l'Italia, perché già allora rischiavo.
perché praticamente mi ero esposto troppo. Mi ero esposto troppo, c'erano parecchie registrazioni da parte dei servizi, della Digos, di cose che venivano fatte anche vicino a me, se no addirittura in mia presenza, legate a questi personaggi, e quindi mi fu consigliato di lasciare definitivamente l'Italia dopo che praticamente questo ordine nero, questo ordine segreto, mi aveva rinchiuso per un paio di settimane in un istituto per farmi cambiare idea, no? Cioè, ti chiudo. Quindi io la prima esperienza che ho avuto con questi qui dell'uso, diciamo, politico del TSO fu proprio in tenera età. Il problema è che loro... Scusa, ti interrompo. Che argomenti stavi toccando in quel periodo per essere stato avvicinato in quel modo? Come è avvenuto? Gli argomenti. In quel periodo io ero stato iniziato dal principe Aliada, ero vicino alla banda della Magliana, stavamo praticamente, c'era un tentativo di colpo di Stato, che era stato, ti ricordi quando esplosero anche quelle bombe a Roma, anche ai Giorgofi, esplose la bomba a San Giovanni, esplose la bomba poi anche a Firenze, ci furono, insomma, era un momento di tensione, no? Si parlava di conflitto Stato-mafia, ma come vi ho detto all'inizio della trasmissione, era lo Stato che si faceva praticamente il conflitto da solo. Io ero ovviamente giovane, però avevo già un'idea forte di quello che volevo, però finiva la Prima Repubblica, quindi finiva tutto un mondo con la Prima Repubblica. Stava entrando un altro mondo. I servizi segreti americani stavano supportando Di Pietro con Michael Leiden per praticamente toccare una parte del sistema corrotto Italia. Perché poi alla fine Di Pietro parla e fa tutto quello che ha fatto la giustizia in Italia. Ma che cazzo ha fatto? Questa gente che praticamente ha... buttato giù la Prima Repubblica, però anche si è trattenuta da sputtanare certi elementi. Cioè non è che la corruzione è stata risolta in politica col lancio delle monetine a Bettino Craxi, che poi se n'è dovuto andare via, è scappato a gambe levate. Io ero contento quando, io ero lì davanti quando hanno lanciato le monetine a Bettino Craxi, perché abitavo là praticamente, là vicino, là accanto. Ero contento perché? Perché io ricordavo di mio nonno che aveva combattuto contro Craxi, e quindi con grande soddisfazione mi ricordo, io a quei tempi conducevo un programma in radio la sera su Radio Incontro, credo, a Roma, di notte, e là ci andavamo pesante, ma pesante veramente, così pesante che a me davanti allo studio c'erano sempre due poliziotti fissi di scorta, cioè non è che erano situazioni normali queste. Io c'avevo il capo della scorta di Andreotti che mi portava in giro per le discoteche, le cose. Cioè noi c'avevamo, dici che te mi tratti, ma tu calcola che nel 93 io stavo anche, dopo l'iniziazione, anche durante, prima, io stavo praticando quello che all'interno delle scienze occulte è il grimorio più particolare, quello della magia del bramellino in mago. Quindi facevo anche delle sperimentazioni a livello occulto che si stavano facendo sentire, diciamo, in ambito, tu calcola che a un certo punto un pomeriggio mi arrivò Gabriella Ferri, la cantante più romana, che poi non è romana, era tunisina di origine, ma era considerata la più romana delle romane. Un giorno io ero lì con il mio segretario, che si chiama Mario Gagliardi, eravamo lì in questo teatrino dei burattini dove io risiedevo per un periodo, un teatrino di, pensa, addirittura era andato a vivere accanto a Campo dei Fiori per stare vicino alla strada di Giordano Bruno, c'era stato il teatrino dei Burattini. Bussò alla Ferri, ho sentito parlare di te, ho sentito, ma tu guarda, ho sentito di quello che stai facendo, ti ho portato una canna. Vabbè, Gabriella Ferri si è presentata con una canna di fumo nero buonissimo. Dopodiché mi porta, mi offre il pesce fritto che lì facevano il baccalà là vicino a Via dei Coronani. E niente, abbiamo speso un sacco di tempo insieme a parlare, perché lei aveva fatto delle esperienze e perché mi voleva introdurre a tutti quelli che erano, diciamo,
questo ambiente artistico slash legato a pratiche misteriche, esoteriche, quello che è, se vogliamo, adesso si chiamerebbe un po' ambiente New Age, se vogliamo, però la New Age non era così codificata come adesso. E quindi ecco, avevamo una grande amicizia con Gabriella Ferri, che purtroppo dopo che ho lasciato l'Italia si è suicidata, ed era un grande personaggio, ma anche di cuore, perché era veramente una persona di cuore, che capiva certe cose, capiva certe dinamiche, perché ovviamente quando si parla di massoneria o quando si parla di queste società segrete, molti si focalizzano sull'aspetto geopolitico, sociale, politico, se vogliamo, anche se poi la politica e la religione non dovrebbero neanche essere discussi in loggia. Mentre invece c'è poi l'aspetto esoterico, l'aspetto con il mondo astrale, con il mondo sottile, lo chiamano, la forma pensiero come Gregora, che viene creata da più persone che stanno insieme. È ovvio che se più persone si mettono in una stanza e questa stanza o questo luogo sono in una situazione sono localizzate in un posto particolare, tu puoi veramente evocare delle cose fuori da questo mondo. Ci puoi raccontare un'esperienza che hai fatto, magari una tra le più forti che hai vissuto? Beh, l'esperienza più forte di quel periodo fu sicuramente lì nel Teatro dei Burattini, dove per un periodo abitai, un Teatro dei Burattini che esisteva fino a qualche decina d'anni fa, adesso non esiste più come Teatro dei Burattini, ho visto che l'hanno, era praticamente accanto a un ristorante, poi un ristorante strano, pure quello. E poi c'era questa entrata, era un posto al centro di Roma, era un posto dove la domenica ci andavano i bambini, perché era un Teatro dei Burattini in inglese. Le padrone di questo teatrino dei Burattini erano due psicologhe, amiche di mio padre, le sorelle Mazzetti, una di loro forse fa la regista, adesso non mi ricordo, comunque sono molto conosciute in Italia, anzi forse adesso vabbè, su Google, ma comunque le sorelle Mazzetti praticamente avevano questo teatrino e la domenica erano famose perché loro erano state le figlie adottive di Albert Einstein. Loro erano anche ebree, quindi legate anche loro al mondo ebraico. Io durante il lavoro che feci con questa magia da Bramerino il mago, durante questo periodo in cui mi ritirai dal sociale per vivere un'esperienza spirituale, manifestai grazie al mio lavoro una presenza che proprio si manifestò di fronte a me, e lì fu una cosa molto forte, mi paralizzai, perché quando vedi una cosa che si muove di fronte a te, la luce che fa... Era un'esperienza molto forte. Un'esperienza molto forte che non... E poi ero paralizzato da questa cosa, che poi mi è apparsa dopo che io avevo messo al centro della stanza un'offerta che praticamente era un'offerta a questa entità, no? Che io volevo evocare. E ecco, dopo questa esperienza, poi questa era un'entità comunque benevola, era bianca con questi lineamenti azzurri. Dopo questa esperienza, che poi coincise, mi ricordo, con la morte di mia nonna successivamente, poi ci fu la morte di mia nonna, quindi io l'associai un po' anche alla morte di mia nonna materna, e niente, fu un'esperienza molto forte, e perché vidi qualcosa di concreto di fronte a me, che l'offerta, era... Scusa se interrompo, l'offerta in che cosa consisteva? Allora, il discorso è questo: se tu vuoi in maniera metodica evocare un contatto con delle entità aliene, ci sono delle possibilità che uno ha. A livello tecnico, scientifico, adesso si sta negli ultimi anni, grazie agli studi che ha fatto Steven Greer, hanno, diciamo, codificato tutto e le hanno rese in maniera molto pratica. Cioè, quindi ci sono persone che vanno nel deserto, qui vicino dove abito io, si mettono lì metodicamente con dei raggi laser, delle cose, si mettono a meditare in gruppo e riescono a manifestare delle cose che non sono spiegabili.
E questo accade, e sono stati anche ovviamente, e appena succedono queste cose, la prima cosa però che accade è che ti arrivano i militari e ti vengono a bussare alla porta e ti dicono: ma lei che sta facendo, se non ha il permesso di fare queste cose? Quindi che cosa è successo invece a me? Io cominciai a fare queste sperimentazioni in pieno centro di Roma, e la cosa era diventata un po', ho detto, si è presentata Gabriella Ferri, però successivamente si sono presentati due cavalieri di Malta, che erano, io non so se erano poliziotti, però erano cavalieri di Malta, si presentavano più come cavalieri di Malta che come poliziotti, anche se erano poliziotti, e disse: noi siamo qui per assisterti. Rimasi un po', siccome allora io ero molto conosciuto per via dei rave, delle feste, delle cose, in Italia Riccardo Luna, che tu conosci, fa parte del gruppo, no? Contro le fake news. Sì. Beh, Riccardo Luna fu il giornalista che scrisse nel 1990 che Leo Young, Leo Zegami, era l'inventore dei rave in Italia, quindi insomma se l'ha scritto Repubblica non è fake news, se l'ha scritto il re delle contro fake news, quindi è così la storia. Nell'89 io feci il primo rave in Italia, dopodiché appena feci questo rave che portò gente da tutta Italia, due settimane dopo mi spedirono a Viterbo a fare il militare, quindi io venni catapultato in un'altra realtà. E dovetti un po' scindermi tra queste due realtà, no? Da quel momento in poi. Però diciamo che quando ho finito il militare, nel 90 eventualmente, io ero riuscito, poi avevo lavorato con Big Laura, che era un grande personaggio della notte milanese che era venuto a Roma, e ero riuscito a lanciarmi nel mondo della notte, tant'è vero che allora se tu mettevi Radio DJ, Italia Netto, che sentivi Leo Young, capito? Era praticamente, poi portai per la prima volta in Italia i Prodigy, che non erano nessuno, io pagai 400 pound i Prodigy per farli venire in Italia, immagina tu i Prodigy, e poi altri gruppi importanti, e insomma le esperienze che feci anche dal punto di vista musicale erano molto forti, perché io non è che facevo musica commerciale. Io ero stato il primo in Italia a portare i primi elementi di house e di techno e creavo delle feste in cui non solo il titolo, ma il tema, i luoghi, erano come una sorta di ballo tribale collettivo per fare qualcosa, evocare qualcosa di forte. Quindi c'era sempre questo legame un po' con anche le produzioni discografiche che uno, se uno va a vedere, io ti ricordi quell'etichetta UMM che poi andava forte in Italia? Beh, tu calcoli i primi dischi dell'UMM, l'ho fatto io, True Underground Sound of Rome, che era un mio disco della Male Production, la UMM mi chiamò e disse: vogliamo comprarlo, e glielo portai. Disco che avevo prodotto indipendentemente a Londra. Quel periodo Renzo Arbore mi chiamò perché io ho stampato questo primo disco di musica elettronica poi dedicata a Roma, quindi registrato a Roma, ma siccome in Italia nessuno avrebbe stampato sta roba, io che facevo? Andavo a Londra e me la stampavo da solo. E quindi bypassando tutto il mercato italiano, anche la SIAE stessa con le sue minchiate, infatti io poi mi iscrissi alla PRS inglese, in cui ancora sono iscritto, riuscivo a posizionarmi in maniera diversa e a influenzare anche un mercato a livello globale. Io nel 94 decisi di lasciare definitivamente l'Italia, proprio perché... Volevo chiedere, quando è che ti sei reso conto che stavi schiacciando i piedi a qualcuno? 94. Tutto? Mi chiamò la signora Chiara Sonnino, che tu potrai anche andare a vedere su Google, purtroppo è stata uccisa 7 anni fa, però era un personaggio legato alla banda della Maiana, importante, come ho detto, ma era soprattutto il membro di una famiglia ebraica molto importante. Infatti a Roma Piazza Sonnino è proprio, stiamo parlando di questa vecchia tradizione ebraica, perché a Roma c'è un ghetto ebraico, insomma, importante. E loro mi diedero veramente il benvenuto. Perché? Perché io volevo studiare la Kabbalah e studiare l'occultismo tra gli ebrei, cioè imparare da loro. E lo feci nel 93, quando praticamente ebbi la possibilità di conoscere queste persone. La famiglia Sonnino mi diede il benvenuto, però mi ricordo la famiglia Sonnino, però erano personaggi di certo livello, cioè questi erano personaggi che a Pasqua ricevevano gli auguri da Andreotti personalmente,
mi mandava la lettera, c'erano personaggi un certo... Quindi io volevo imparare, loro mi diedero il benvenuto, però a un certo punto nel 94, mi ricordo, quando allora, prima ci fu il discorso di Aliata, che ovviamente, cioè, viene iniziato, e poi dopo ti vai a infognare con della gente che viene indagata, già comincia a 23-24 anni a muovere i tuoi primi passi in un contesto un po' pericolosetto. Poi a un certo punto mi chiamò, però mi ricordo ancora, lì a Piazza Santa Maria in Trastevere, dove c'era l'appartamento, la signora Sonnino, mi chiamò, a Leo, ti vogliamo parlare? Boh, non arrivai. Questa c'aveva una casa molto... Era un po' come, sai, la casa di Scarface con la fontana. Poi questa infatti vendeva quintali di cocaina. Questa era una che... quando l'hanno arrestata con 5 miliardi in contanti e 300 grammi di cocaina. Ma sarebbe stato, doveva essere 300 kg di cocaina. Perché questa faceva business da paura. Pensa, portava addirittura la cocaina tramite i jeans, che poi venivano... I jeans, la cocaina era... C'erano i jeans intrisi di cocaina. E quindi dopo venivano elaborata tutta una... Io con queste cose non volevo avere nulla a che fare, perché io ero una persona onesta, io mi reputavo onesto perché io ero nel mondo della musica, dello spettacolo, dell'intrattenimento, quindi avevo sempre questa scusante. Delle volte era una scusante che loro utilizzavano per potermi far fare delle cose. Come attiravi queste persone? Attiravo perché ero anche il nipote di mio nonno, sapevano esattamente chi ero, chi non ero, e quindi in qualche modo venivo attraevo questo tipo di persone. Quando mi chiamò, mi ricordo, la signora mi chiamò, io andai, aprì la porta, entrai, Leo vieni, dai, siediti. Cioè, mi ricordo la fontana al centro del salotto, poi un enorme salotto, c'era questo divano, entrai, mi sono seduto al divano, mi fa, Leo, ti vogliamo parlare? Io fa, vabbè. Insomma, le solite cose, convenevoli, nel caffè, la cosa, e poi dopo, se uno ci siede, guarda Leo, tu sei un bravo ragazzo, però qua la situazione si sta mettendo veramente male. Tu calcola che questa qua stava per essere, cioè, da lì a poco tempo... Questa poi è stata latitante per un periodo prima che l'hanno arrestata. Dice, qui ci arrestano a tutti. Sta finendo la Prima Repubblica. Cioè, il succo di discorso è questo. Sta finendo un'era. Qui, Leo, andiamo a finire tutti molto male. Tu che puoi, visto che sei anche un artista, visto che sei un bravissimo DJ, visto che sei diventato anche un produttore discografico, tra il 90 e il 93 ho iniziato a lavorare in Svizzera, anche all'estero, quindi avevo sempre questo legame con Londra, poi a Roma, insomma, lavoravo con Radio Centro Suono, ero considerato un personaggio importante. No? Guarda, tu hai la possibilità di lasciare l'Italia adesso e di non farti... cioè perché qui se no... finisci male, perché c'hanno le riprese di tutto quello, cioè di molti incontri in cui c'eri anche tu, anche se tu stavi lì per altri motivi, ti avevano invitato perché tu... questo addirittura, c'avevo un locale, si chiama Gin and Gas a Trastevere, dove io ogni tanto mettevo pure i dischi, e io non lo sapevo che questi qua al piano di sotto c'avevano una vasca dove squagliavano la gente nell'acido. Wow. Quindi erano situazioni pesanti. Allora questa mi fa, guarda Leo, siccome tu non c'entri niente con la nostra... questa, tu calcola che tu stai parlando con la migliore amica, una delle migliori amiche dei Carminati, quindi stai parlando proprio della banda della Magliana, proprio il top del top. Lei era l'amante pure del Ciambellone, un personaggio importantissimo. Banda è stata Magliana. Anche gentile nei tuoi confronti, ad aiutarmi. Cioè. Ma perché eravamo amici, perché era comunque lei, tu calcola che avendola frequentata per lei e la sua famiglia, mi avevano aiutato nello studio della Kabbalah, nell'incontro anche con la comunità ebraica. Lei era molto amica di Elio Toaf, del rabbino capo di allora. Addirittura successivamente, quando è uscita dal carcere, gli ha fatto anche un bel quadro che gli ha donato. Quindi ecco, lei mi ha praticamente detto, guarda Leo, si sta mettendo male. Poi c'è stato un momento in cui io stavo facendo questo rituale della magia del Bramerino e il Mago di prima mattina a Trastevere, loro mi avevano addirittura dato un appartamento con jacuzzi, tutto. Quindi io stavo da Dio.
Dovevo pagare a loro un simbolico 400.000 lire al mese, che sembrava giusto per fare in modo che non ci dicevano, capito, no? Perché sennò dicono: questo cazzo c'ha la telecamera di fronte alla porta, le cose, il jacuzzi, ma che cazzo è? Allora qua scusa, no, ma un amico nostro fa il DJ, cose. Però a un certo punto io mi ricordo che alle 3 di notte un giorno arriva la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, pom pom pom. Porca puttana. A questo punto, questo dopo che la signora mi ha avvertito, siamo nel 1993. 93, forse 94. Okay. 94 a questo punto, forse. Tra il 93 e il 94, sì, eravamo arrivati al 94 a questo punto. E bussa alla porta, erano le 3 di notte, la DIA. Tu calcola che questo posto che la signora lì, che la famiglia mi aveva dato, era accanto al loro appartamento centrale, quello dove io ero andato lì per parlare con lei, da quella fontana dentro e tutto quanto. Ma poi c'aveva un appendice, un piccolo appartamentino, ho detto: Leo, se lo vuoi, per 400.000 al mese te lo diamo, ma ovviamente tu lo sai che 400.000 lire sono solamente simboliche, stai al centro di Roma, stai a parlare di Santa Maria Entra Ste, cioè praticamente centro del centro. E stai lì, un appartamento così non te lo danno. Adesso non so quante migliaia di euro se tu vuoi un appartamento del genere così a me. E allora bussano alla porta e fa: salve, noi siamo la DIA. Porca puttana, Direzione Investigativa Antimafia. Io stavo con una variolina, che la fidanzatina che c'avevo, questa scioccata così. Porco, noi stavamo lì che praticamente c'avevamo una canna, che stavamo a fare una canna, ci siamo, porco due, mo ci arrestano a tutti per la canna, no, capito? Stavamo lì, io, porco due. E invece no, mi fa: lei ha una cassaforte qua. Una cassaforte? Non so niente questa cassaforte. Dico: no, lei ha una cassaforte. Faccio: guardi, io non so niente della cassaforte. Aspetti, non si preoccupi. Vanno, rimuovono un armadio che stava sulla destra, e c'era una cassaforte. Ma lei non ce l'ha le chiavi? Io non sapevo manco che esisteva, e tu mi stai dicendo che c'hai le chiavi. Ho detto: scusi, guardi, io tutto bene, lei si informi, io non ho precedenti, non ho nulla, io sto qua, faccio il DJ, faccio il produttore discografico, mi hanno dato questo appartamento, pago l'affitto regolarmente, ma guardi che qui c'è una cassaforte. Fa: guardi, ma sa se la signora è in casa? Perché a quel punto la signora era già latitante. Infatti, guardi, io non so niente. non so niente, guardi. No, perché dovremmo passare attraverso di qua per entrare nel cortile dell'altra casa. Faccio: guardi, io non so niente, fate come pare. Cioè. E quindi a quel punto entrarono nell'altra casa, dove non c'era la signora, c'era il figlio con la moglie. Quindi la signora era già latitante e sarebbe stata latitante per diversi mesi. A quel punto però, una notte, venni chiamato per andare a visitarla. E lì capì che era meglio che, come si dice a Roma, me levavo dai coglioni, perché andai, praticamente lei in quel periodo credo fosse ai Castelli, venni portato lì, tu calco, stai parlando una che è latitante della situazione, poi l'avrebbero, io molto inconsciamente, molto in maniera anche naive, no? Perché insomma, sei comunque un pischelletto, era una signora che aveva 56 anni all'epoca, e tu sei un pischello, lei era una signora anche molto avvenente, molto, insomma, era una bella signora, tutto quanto, però era un personaggio che faceva anche paura, cioè questa era una che non è che ci potevi dare, questa era come un capo mafia, capite, voglio dire. Anche perché, da quello che ho capito, lei aveva preso le redini di questo ciambellone della banda della Magliana che era stato arrestato nel frattempo in Germania, e quindi lei aveva preso le redini del suo business. Io però, sinceramente, non sapendo niente di tutto questo, presi il consiglio della signora, che mi disse di lasciare l'Italia appena possibile e andarmene a Londra. E lasciai l'Italia dopo che una mattina arrivarono i carabinieri, mentre io stavo facendo un rituale, arrivarono proprio lì i carabinieri, io parti boom,
mi viene un pugno in faccia, anche perché da prima mattina mi vedo un carabiniere e mi rompi io. Io ero un pochino così, da quel punto arrivò la polizia a casa dei miei, cominciarono le perquisizioni, cose, di tutto e di più, senza trovare nulla, perché come ho detto io non è che facevo nulla di illegale, quindi non è che potevano trovare niente. Però certo, questa cosa qui mise anche in allarme i miei genitori, quindi avevo un motivo in più per andarmene via. E era poi scoppiato anche un altro casino con praticamente i cinesi, perché io nel mio lavoro che stavo facendo avevo capito che i cinesi e le triadi cinesi stavano piantando i semi della loro futura invasione italica, capito? E purtroppo sì, perché se tu vai a vedere nei primi anni 90, soprattutto 93-92, ci furono anzi degli arresti di triadi in Italia, e poi non ci furono più, dopo forse, è come se le triadi sono sparite, capito? Ma le triadi in effetti sono la massoneria cinese, quindi hanno anche un collegamento con l'esoterico, ecco perché loro si sono piazzati a ridosso di Piazza Vittoria a Roma, che è la piazza dove c'è sta la porta alchemica. Perché in quel momento io andai a parlare con i loro capi della porta alchemica. Quando uscì dall'incontro con i cinesi, c'erano sei guardie in borghese. Questi qui mi cominciarono a rompere le palle e io, non sapendo che erano poliziotti perché erano in borghese, questi erano seduti fuori da sto ristorante, capito? Erano come se erano dei clienti. Si erano messi lì come dei clienti seduti, no? E cominciavano a prendere, tipo, io ero uscito dal ristorante e cominciarono a rompermi le palle, no? E io là reagì, perché non sapevo che erano poliziotti in borghese, e cominciai a menare, giù a botte. Alla fine praticamente dovette arrivare due volanti, perché botte da orbi, io ho fatto arti marziali, quindi è volato di tutto e di più, e quindi però non avevo mai tirato fuori l'arma, io ero armato. Avevo un coltello a scatto, e loro su sto coltello a scatto ci costruirono e ci ricomarono una causa contro di me. Quindi io c'avevo pure una causa a quel punto contro, perché il coltello a scatto era come, cioè in Italia non si può, cioè io, allora il discorso è questo, tu quando finisci la notte alle 4, 5, 6 di mattina da un locale, a volte come DJ, a volte addirittura come organizzatore, io uscivo dal locale con milioni e milioni in tasca, io dovevo essere armato. Allora, o avevo la pistola, però ovviamente pure la pistola sarebbe stata comunque, allora, o se no avevo un coltello a scatto. Però tu stai parlando dei soldi. Io uscivo da locali ai Parioli come l'ex Much More, il Frankie Go, il Piper, oppure o altri locali. Noi uscivamo, io ero pure organizzatore, a volte uscivo con svariati milioni in tasca. Quindi dovevo essere armato. E c'è questo coltello a scatto. E loro, nonostante io pensa, non l'ho tirato fuori durante, finché mi hanno messo pure le manette, io ce l'avevo sempre qui, non l'ho mai tirato fuori, però mi hanno costruito una causa che poi è andata avanti, pensa, e io non ho mai saputo più nulla di questa causa. L'hanno ritirata fuori quando adesso 3-4 anni, 3 anni fa, quando io mi hanno fatto sta causa per diffamazione, per il libro, quello l'avevo scritto nei libri. A giudice, lei nel 98 è stato condannato. Ho fatto, scusi giudice, ma io nel 98 non abitavo più manco in Italia. Eh sì, però è stato condannato per quello che ha fatto prima. Ho fatto, scusi, ma allora la comunicazione della condanna mi sarebbe dovuto arrivare. Ho fatto, scusi giudice, ma se lei mi sta dicendo io sono condannato, ma io nel 2013 sono stato candidato con il Grande Sud alle elezioni. Com'è possibile che Io ho presentato il casellario giudiziario, questo, quella, che non ci sta niente. Cioè lei sta tirando fuori una causa che non esiste qua. Quindi non si sa come, in un mondo parallelo c'era una condanna. Però questa condanna non valeva nel 2013 quando mi sono presentato per le elezioni. Questo pure è strano, no? No, ma guarda, io lo sto già vedendo tutto quello che sta accadendo. Quindi tu hai vissuto in prima persona, magari sei andato. Guarda, a quel punto, diciamo, sono andato a Londra, il principe Aliada prima di morire mi aveva detto guarda, fatti regolarizzare a Londra dalla massoneria inglese, quindi mi diede dei contatti a Londra,
Io praticamente entrai in contatto anche con altri gruppi come l'OTO, poi venne regolarizzato eventualmente nel 2003, quindi molti anni dopo, 10 anni dopo la mia iniziazione in massoneria irregolare, venni regolarizzato a Great Queen Street nella loggia Kirby Lodge 2818 e feci tutta questa mia esperienza fino a quando arrivai in Norvegia, che la Norvegia era un posto... alla fine degli anni 90 arrivai in Norvegia perché ero interessato a indagare su queste chiese che venivano, gli avevano dato fuoco alle chiese in Norvegia negli anni 90, ti ricordi? C'era tutto sto delirio, il black metal, i satanisti, queste cose. Allora io ero interessato a vedere cosa stava accadendo, avevo l'opportunità di lavorare in Norvegia come DJ e produttore discografico poi successivamente. E poi infatti andai fortissimo in Norvegia, addirittura lanciai un intero movimento musicale in Norvegia che prese il via da me e dall'ispirazione che gli avevo dato, perché io nel frattempo ero anche molto influente nella scena musicale. A metà degli anni 90 a Londra io ho partecipato un genere che si chiama New Funk, il mio nome appariva nelle riviste The Face, ID, poi lavoravo, che ne so, al Ministry of Sound, ho lavorato in tanti, al The Mass, che era questa chiesa a Brixton, avevo una casa discografica, avevo creato a Brixton nel 97, quindi avevo successo, potevo dire che dal punto di vista professionale avevo successo, non avevo bisogno di compromessi. E non facevo compromessi. Avevo capito che in Italia la musica era frutto di compromessi, perché praticamente se volevi lavorare alla discoteca Rimini ti dovevi fare dare in culo dal PR gay o dovevi, che ne so, fare chissà cosa. Questo non accadeva all'estero, dove c'è un sistema meritocratico reale. Benissimo, ho fatto 12 anni a Londra, quindi come non condividere? Benissimo. Ma tu calcola che io a Londra sono arrivato... a parte il fatto che io a Londra ci andavo dall'età di 3-4 mesi perché sono metà inglese, mia madre è nata a Fulham, sono praticamente una Chelsea girl lei, però io ho avuto sempre la casa di mia nonna a Londra, poi c'ho avuto la casa di insomma, quindi a Londra avevo sempre una pezza d'appoggio. Mi trasferì, era morta ormai mia nonna l'anno prima, però decisi di trasferirmi nella casa dove abitava mia nonna per un periodo, abitare lì per un anno, poi acquistai un appartamento, insomma mi costruì una realtà a Londra. Nel frattempo in Italia io non ci potevo rientrare per un periodo, perché mi avevano condannato e c'avevo una condanna tipo con la condizionale, ste minchiate così, quindi io comunque sia in Italia io non potevo rientrare. Incredibile. Non potevo rientrare, però me ne sbattevo, perché tanto mi costruivo la mia realtà parallela altrove. E, poi dopo ho iniziato a rientrare in Italia nel 97-98 e a quel punto ero pure famoso, perché avevo fatto tutti questi dischi, tutte queste cose, avevo fatto un disco, io ero diventato nel frattempo il DJ resident del Tresor di Berlino, primo DJ italiano, adesso Berlino è diventata la capitale, tutti vanno, io ero il primo DJ italiano che era resident a Berlino, la famosa discoteca Tresor, che era in passato la tesoria del Reich, col simbolo degli Illuminati, tra le altre cose, che è il tondo col puntino, quello è proprio il simbolo degli Illuminati, che era stato usato dal padrone Dimitri, i DJ, io e Sven Vatt, che adesso è un DJ che prende 100.000 euro a botta, insomma, lavoravo con Dr. Motte, che aveva creato la Love Parade, insomma... avevo creato in parallelo non solo un discorso discografico e di DJ a Londra, ma siccome a Londra le discoteche non è che te pagano più di tanto, anche se ho lavorato a 3T3, ho lavorato a tutti i locali di Londra, ci lavoravo, però invece ti pagavano molto di più quando poi vendevi l'aereo e andavi all'estero. Allora mi sono costruito, una carriera molto forte anche in Russia, sono stato il primo DJ italiano ad andare in Russia, addirittura lì mi consideravano l'italiano più famoso dopo Albano e Romina nella seconda metà degli anni 90, cosa incredibile. Andai a suonare al Bolshoi di Mosca per Vladimir Putin, sono stato ospite ho lavorato per il Ministero della Cultura russa, insomma ho fatto eventi importanti, anche un evento, quello del Bolshoi per i bambini vittime del terrorismo, quindi anche eventi benefici.
nel 2002. Insomma, ho creato, ho venduto migliaia e migliaia di copie dei miei CD in Russia. Venivano stampate edizioni addirittura solo per il mercato russo. Sono stato il primo DJ autorizzato a parlare nella radio russa. Cioè, parlare nella radio russa, quando tu arrivavi nella seconda metà degli anni 90, 96-97 in Russia, c'era gente che la mitraglietta. Cioè, quando tu parlavi in radio, stavi parlando una cosa seria. Il fatto che loro mi davano carta bianca per andare in radio, in televisione in Russia, era allucinante, era un'opportunità. Però loro erano persone di cultura, persone di vera cultura, quindi apprezzavano questa mia passione musicale, questo mio voler portare la musica in relazione anche all'esoterismo, altre cose. E poi a un certo punto c'è stato il momento di rottura mio con il sistema degli Illuminati, perché devi capire che il momento in cui io sono entrato negli Illuminati è stato con Aliada di Monreale nel 1993. Da quel momento in poi io sono entrato in un network in cui poi veniva iniziato nei vari rami, no? E poi hai raggiunto il 33° grado, se non ricordo male, giusto? Sì, 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 sì. Ma il 33° grado inizialmente mi fu dato in maniera onoraria, no? Poi dopo mi venne anche dalla possibilità di frequentare le varie camere rituali, poi anche di essere iniziato in altri riti, perché io poi nel 2001 raggiunsi il 90 e il 95 a Oslo, del Memphis e Mizraim, quindi ancora alti gradi della massoneria. Quindi a livello massonico mi sono fatto tutti i riti, ho fatto l'emulation, sono diventato venerabile, poi ho fatto il passato in varie logge, ho fatto il venerabile, ho fatto tutti gli uffici che uno fa all'interno di una loggia come apprendista, quindi poi dopo aver fatto tutti i vari uffici della loggia, tu arrivi alla carica più importante, che è quella da venerabile. Quanto tempo dedicavi alla massoneria, a questi incontri? Al mese? Molto tempo, perché ti spiego, sai, nel mondo della discoteca, il mondo delle discoteche è praticamente tu lavori da giovedì a domenica. Sì. E principalmente le serate di base più importanti sono il venerdì e il sabato. La domenica a volte, soprattutto faceva after hour, magari la domenica mattina, la domenica sera qualche volta, però poi lunedì, martedì, mercoledì e delle volte addirittura anche giovedì tu stavi a palla all'aria. Cioè, non è che facevi molto, capito? Perché allora io dicevo, scusate un attimo, tutti i miei colleghi, che cazzo faranno fra 20, 30, 40 anni? Cioè, questo, il DJ è una cosa bellissima. Io sto facendo delle cose che mi piacciono tantissimo, perché ero anche in studio di registrazione molte ore al giorno, delle volte, quindi magari potevo andare in studio. Però anche lì, cioè, c'era tanto tempo che ti rimaneva a disposizione. Allora ho detto, io questo tempo lo voglio utilizzare per studiare storia, filosofia, arte, tutto quello che serve, studiare, ma soprattutto entrare in un'accademia massonica. E l'unica accademia massonica era l'OTO, perché Crowley aveva creato questo sistema come accademia massonica. Però era già un mondo quasi paramassonico. C'era però poi la vera e propria massoneria che aveva creato in quel periodo un gruppo al Canterbury, si chiamava Canterbury Masonic Research Center. E questo Canterbury era creato nella torre dove aveva vissuto Sir Francis Bacon a Londra, era di proprietà del marchese di Northampton, e lì praticamente si riuniva l'elite con la scusa di conferenze, di cose, si riunivano tutti lì, il cugino della regina, gran maestro dell'ordine reale di Scozia, Lord Ilgin, quello, quell'altro. E io cominciai a frequentare ogni settimana, no, durante la settimana stavo sempre lì, incontravo questo, incontravo quell'altro, poi dopo regolarizzai anche la mia posizione successivamente in massoneria, però ero comunque coinvolto con queste persone che erano l'elite già della massoneria ed erano, tra le altre cose, anche persone che erano professori a Oxford, a Cambridge, a cose, capito? E io studiavo, ma io ho studiato anche già da bambino queste cose, perché ti ho detto, io già da avevo comprato quel famoso libro sulla viga, ma già a 11-12 anni cominciai ad andare nella libreria di famiglia senza il permesso di mio padre, presi tutti questi libri di massoneria, di cose, di esoterismo, me li studiai,
Il Gran Libro della Natura di Vincenzo Soro fu uno dei libri più importanti nel mio percorso spirituale. Capì cos'era il sistema iniziatico occidentale, capì che praticamente il mondo non era governato dai personaggi che vedevamo in TV, che erano quelli così pubblicizzati, che erano delle marionette in mano dei burattinai. Ecco perché fu molto importante per me il periodo del 93, quando io ero lì nel teatrino dei burattini, perché volevo diventare burattinaio. Che cos'è che ti aveva a prendere quella decisione? Che cos'è che ti portava a prendere quel tipo di decisione? Perché avevo visto mio padre soffrire troppo. Lui aveva deciso di non far parte del sistema e dopo la morte di mio nonno, boom, 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 l'hanno ammazzato, l'hanno veramente... Cioè, roba che praticamente, tu calcola questo, che io che ne so, stavo lì in Sicilia, ad Alicudi, dove è un'isola dove tra le altre cose viene parte della mia famiglia. Le isole Eolie sono ancora adesso piene di elementi della mia famiglia, perché noi addirittura abbiamo la centrale elettrica di Lipari, che è dei Zagabi, cioè, quindi insomma... una delle poche centrali elettriche credo private in Italia, e tante altre cose. Però io mi ricordo quel poraccio di mio padre, stava lì, non mi rompeva il cazzo a nessuno, stava sul motoscafo, boom, ti arrivava la guardia di finanza, tu! Lei è stato estratto nella lotteria fiscale, ci faccia vedere subito questo, questo, quest'altro. Hai capito come? Sì. Praticamente i nemici di mio nonno stavano lì, boom, 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 a buttare giù mio padre. Che poraccio quello! Mio padre si sta facendo i cazzi suoi. Allora io, più basta di vendetta, diciamo, volevi vendicarti tutto questo, sì. Ma voglio farti una domanda, però, scusa se interrompo. Diceva, non è che era una sorta di vendetta, io stavo proprio incazzato nero. Sì. Quindi... per me questa gente doveva proprio morire, quindi per me, quando io ho visto i monedini a Craxi, ma per me poteva, cioè io ho avuto anche un discorso ultimamente con Bobbo che mi ha contattato, cioè abbiamo avuto un battibecco su alcune cose, massimo rispetto per quello che è successo dopo a Craxi, perché anche lui ha dovuto vivere da esiliato, da esule, come sto vivendo io adesso. Su questo, diciamo, posso avere un feeling, però il discorso è che questa è gente che veramente ha rovinato l'Italia. Beh, ha vissuto da esiliato da milionario, ovviamente. È molto certo. Diverso fare l'esiliato da milionario che non con quattro soldi. Certo. Perché ovviamente quando devi cambiare paese e non hai tanta copertura economica, diventa tutto molto più complicato. Quindi... Beh, infatti è proprio per questo che io nel 2008-2009, quando rientrai in Italia, quei quattro soldi che avevo fatto li regolarizzai col voluntary disclosure successivamente alle autorità italiane, ma non li feci mai rientrare in Italia, perché sapevo che prima o poi questi pezzi di merda mi avrebbero fatto fuori, nel senso che mi avrebbero magari, con tutte, come hanno poi fatto, no? Cause di diffamazione, cose, perché in Italia tanto non c'è la libertà di stampa. Quindi se tu sei un giornalista o c'hai l'assicurazione che ti dà il giornale stesso, quando tu per dirti sei, che ne so, faccio un esempio, un giornalista investigativo in Italia, che è Giacomo Amadori, che è un famoso giornalista investigativo, tu c'hai un'assicurazione, quindi il tuo editore ti dà l'assicurazione, a te ti fanno causa, ti fanno una pippa, cioè come dice a Roma, mi fai una pippa, cioè, nel senso che non... niente, perché tanto pagano loro. Mentre invece io, quando sono stato convocato da questi giudici e ho visto che addirittura, cioè... il gran maestro che mi ha fatto causa, il gran maestro del Grande Oriente di Piazza, che non era un Grande Oriente regolare, il Grande Oriente di Piazza Gesù, quindi era una formazione irregolare, questo Nicola Tucci, andò dal mio avvocato e gli disse: ma tu con Zagami che ci fai? Questo è calabrese. Che ci fai con Zagami? Noi controlliamo il sistema giudiziario italiano, tanto. Cioè, l'hanno detto così, in maniera proprio aperta. Quando io sono arrivato al tribunale di Monza alle 2:30 e quelli lì uscivano dalla camera dove si sarebbe tenuta l'udienza, stavano lì a ride e scherzare col giudice. È gravissimo. Io sapevo. È gravissimo. Cioè, ho capito che questo sistema, oppure quando è finita tutta sta tarantella, addirittura quello ci pia pure per il culo sotto al palazzo lì di giustizia, allora io a quel punto ho detto: voi volete fare gli stronzi con me? Allora io farei gli stronzi con voi, mi vendo quelle quattro cazzate che c'ho ancora in Italia, non ho intestato più niente. Certo, faccio un sacrificio, perché devo lasciare mia madre, che magari non vedrò mai più in vita. Ci saranno persone che purtroppo, amici, parenti, fratello, forse gente che forse non rivedrò mai più. Però ho dovuto fare questa decisione perché quando ho visto il livello di ingiustizia
che loro erano pronti a rovinarmi, cioè loro volevano vedermi. Prima hanno provato a rovinarmi nel 2013-2014, all'epoca dei Forconi, chiudendomi in un istituto per malattie mentali. Cioè, ti hanno fatto un TSO, come dicesse Musso. È una gravità unica, cioè... Ma infatti il motivo per il quale io volevo intervistarti, perché tanto se proprio racconti questa verità, ma io lo vedo, cioè in Italia siamo già in dittatura. Tu devi vedere cosa accade a noi, ci cancellano i video, ci cancellano le visualizzazioni, ci bloccano Facebook, sono ovunque. Quindi la gente è normale, l'80% non si è ancora resa conto di quello che realmente sta accadendo. Quindi quando tu mi racconti queste cose, farò rabbrividire, ma lo so, hai detto una cosa giusta, anch'io adesso non andrò in Italia. Perché rischio e la Bigos mi prende solo perché ho toccato certi argomenti. Quindi... Assolutamente, assolutamente. Io ho avuto durante questo periodo del cosiddetto Covid-19, la gente deve capire questo, io alla fine di gennaio ho avvertito tutti che la situazione in Italia sarebbe degenerata semplicemente perché la stavano facendo degenerare. Cioè gente dice, ma Leo, ma tu, adesso perché adesso dico, è inutile adesso mettersi la mascherina, adesso è inutile, ma a fine gennaio forse sarebbe stato importante evitare persone che arrivavano da Wuhan, mettersi la mascherina quando serviva. Cioè, praticamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto di non metterci la mascherina quando serviva, ci ha detto di metterci la mascherina quando non serviva, ci ha praticamente fatto credere questo e quell'altro semplicemente perché loro lavorano per la Cina ormai. Sono diventata un'istituzione in mano alla Cina globalista che a sua volta è legata a Bill Gates che a sua volta è stato nominato dalla Cina membro del loro entourage accademico 3 anni fa. Quindi questi personaggi sono tutti legati, come tu vedi, al comunismo. Quindi lo so che la gente dice, ma perché c'hai sempre col comunismo? Perché purtroppo, voi dovete capire... È così. Questo ovviamente mettetelo nel cervello. Basta vedere 5 Stelle, quello che è successo in Italia, è tutto un progetto. Sì, certo, adesso loro dicono che Chavez, Maduro non gli hanno dato i soldi, tutte queste minchiate. C'era uno che gli diceva, ma devi fare vedere i documenti. Io ve lo faccio vedere un documento. Infatti la prossima trasmissione che faccio, ho già un documento pronto dell'ambasciata americana e della CIA per sputtanarvi il Movimento 5 Stelle in maniera definitiva. E poi non è neanche un documento inedito, ma è una cosa che tirò fuori Bisignani qualche anno fa. Bisignani, che è un gran figlio della mignotta, ex epiduista, poi ha fatto altre cose, è ancora un personaggio che in Italia gestisce il potere. I 5 Stelle questo potere non ce l'avevano, però ci sono state delle persone che gli hanno aperto le porte del potere. E queste persone sono state Pier Giorgio Bassi, che è un personaggio molto influente come lobbista, legato a Casaleggio, e fu proprio per Giorgio Bassi a dirmi tu non ti puoi occupare di politica in Italia. Il momento in cui io ero appena rientrato in Italia, cioè ero rientrato nel 2008, questo nel 2009 già mi dice tu non puoi occuparti più di politica, se vuoi stare sulle televisioni italiane tu ti devi occupare di esoterismo, di spettacolo, di quello che te pare, basta che non ti occupi di politica. Ma io l'ho visto, tu, sì, ti credo perché quando io ho superato tutte le testate, io facevo 18 milioni di visualizzazioni, io ho messo sotto gente come Porro, come Sgarbi e cose varie. Questa gente li fa incazzare, cioè non possono accettare che uno salta fuori dal nulla e può comandare la comunicazione in Italia. Quindi, guarda, parlare con te mi ricorda tutto quello che sto vivendo, quindi io condivido in pieno, anzi tu l'hai vissuto sulla tua pelle, perché quando arrivi a farti arrestare, un TSO, sì, no, il bello è che, come ti ho detto in privato, perché diciamo ti hanno ritirato anche tutti i libri. Sì, no, il bello è che, come ti ho detto in privato, c'è stato un momento nel 2009 in cui io ero rientrato in Italia. Io ero entrato in Italia a metà del 2008, va bene? Dopo che in Norvegia ero stato arrestato per spionaggio. E ero riuscito a scappare grazie al Dipartimento di Stato americano che mi ha detto dimentica di tuo figlio, però domani mattina prendi l'aereo, ti famo lasciare la Norvegia. E io sinceramente, visto che il carcere non mi piace, visto che questi in Norvegia fanno tanto i santi, ma mi hanno fatto fare il carcere senza neanche una coperta, al freddo e mangiando il loro cazzo di salmone affumicato di merda e i loro pezzi di... Cioè, questo è quello che ti danno nel carcere norvegese. Comunque, fatto sta che io in quel momento in Italia giravo per uffici
giravo anche la massoneria Grande Oriente, chiedendo favori, dicendo, sapete, c'ho mio figlio, vorrei sapere se è possibile dal Ministero degli Esteri avere dei collegamenti, delle cose. Quanti anni aveva tuo figlio? Mio figlio era nato nel 2006, quindi a questo punto aveva già 3 anni, 3-4 anni, e praticamente io cercavo di avere un modo, visto che nel 2006 ero dovuto scappare dalla Norvegia, nel 2008 io ero dovuto scappare dalla Norvegia perché mi avevano accusato di spionaggio. Io ero andato lì nel 2008, nell'estate 2008, a luglio, se non sbaglio, del 2008, dopo degli incontri importanti tra illuminati, cose, era successo questo. Nel 2006 io capii che era arrivato il momento di rivelare al pubblico la mia realtà, ok? Una realtà inusuale, sicuramente, tramite un blog. Perché ho fatto questo? Perché nel giugno del 2006 io venni minacciato di morte. Cioè praticamente mi stava accompagnando alla stazione dei treni, se non sbaglio, di Livorno, si giunchiglia e fa, guarda Leo, che se continui così, perché io ero entrato in un battibecco interno alla loggia Monte Carlo, che si chiamava anche Universal Unity o Comitato Esecutivo Massonico, ero entrato in un battibecco con il comandante Giorgio Ugo Balestrieri, che poi verrà arrestato successivamente, perché io sapevo che questo era un test, che poi venne coinvolto infatti nell'operazione Maestra e venne arrestato per i suoi legami con l'Andrangheta, con il clan Mole in Calabria e con il porto di Gioia Tauro. Io praticamente ero entrato in conflitto con Balestrieri, perché lui abitava a New York, lui era un piduista della lista della P2, la lista che poi era una lista minore rispetto alla lista totale, avrebbe incluso 8.500 membri, la lista che fu fatta ritrovare a Villavanda includeva poco meno di 1.000 membri, ok? Però lui appariva tra quelli lì, tra i 1.000 che erano stati, diciamo, sputtanati, perché lui si trasferì poi in America, cambiò anche lui cittadinanza per poter rientrare in Italia senza che gli rompevano le strade, perché purtroppo il discorso della P2 era un discorso pesante anche dal punto di vista, poi questo era uno che lavorava per i servizi segreti come tutti.